Dicono che l'appetito viene mangiando e allora il Ghiviborgo dei Miracoli di appetito ne deve aver tanto, ma davvero tanto, quasi pantagruelico. La squadra di Pacifico Fanani non finisce di meravigliare, tanto che ormai nessuno la considera più una sorpresa. Un campionato di Serie D, il Girone, dove Angeli e compagni sono saliti in alto, molto in alto, fino al secondo posto solitario a 3 soli punti dalla capolista Gavorrano. Qualcosa di impensabile fino a qualche mese fa, che nessuno avrebbe osato sperare, né tantomeno pensare. Ma così è, se vi pare. Anche la vittoriosa gara in rimonta sul San Sepolcro ha confermato le doti e il carattere della squadra, che non si arrende mai, che lotta e sfodera grinta in pari misura le sue indubbie qualità tecniche. Uno degli artefici della strepitosa stagione del Ghiviborgo è senza dubbio l'allenatore Pacifico Fanani. Da noi intercettato, il pacio pensiero è chiaro, piuttosto netto. Noi guardiamo avanti partita dopo partita. Se siamo bravi, entriamo in campo e facciamo le cose al 110% e mettiamo tanta determinazione, voglia e tanto anche coraggio di cercare di vincere partite, possiamo arrivare a raggiungere traguardi impensati all'inizio della stagione. Domenica si riparte con la 24esima giornata, 7ª di ritorno, e col Ghiviborgo che andrà a caccia del 9° sigillo, inteso come 9ª vittoria esterna della stagione. La squadra di Fanani sarà di scena sul campo della Voluntas Spoleto, fanalino di coda del torneo, ma reduce dal pesante successo di Montemurlo, che ne ha rilanciato le speranze di salvezza diretta. Insomma, un avversario da non sottovalutare e da affrontare col massimo rispetto.